Cambia anche la raccolta differenziata in tempi di coronavirus, con piccoli adattamenti dettati dalle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Si prosegue con la raccolta differenziata, organico nel bidone marrone, carta e cartone nel bianco, vetro nel bidone blu e plastica, ferro e alluminio nel bidone giallo, ma con alcune modifiche di conferimento. I fazzoletti di carta utilizzati ad esempio per soffiarsi il naso vanno smaltiti nell'indifferenziato, nel bidone verde e non più nell'organico. Tutti i fazzoletti di carta, rotoloni di carta usa e getta, guanti, lattice e mascherini vanno conferiti nel bidone della raccolta indifferenziata, verde. Utilizzare il doppio sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti in tutte le frazioni. I sacchetti vanno chiusi con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo lacci. Bisogna conferire correttamente, rispettando il giorno di raccolta e la tipologia di rifiuto per l'esposizione fuori dalle abitazioni, e se si hanno dubbi bisogna controllare l'ecocalendario, che è visibile sul sito di SM S.p.A. www.smaq.it o nell'app SM S.p.A. L'Aquila. Per non intasare il lavoro del personale operativo va chiamato il numero verde 800 20 88 20. Sono piccole ma importanti disposizioni che servono a evitare il contagio e a proteggere gli operatori. Soltanto le persone positive al tampone o che si trovano in quarantena obbligatoria possono conferire rifiuti in maniera indifferenziata all'interno del contenitore verde, usando le stesse modalità. L'SM continua a garantire il normale servizio di raccolta dei rifiuti e ha attivato anche un servizio di sanificazione delle aree pubbliche maggiormente a rischio.